Il Salento rappresenta una grande realtà dal punto di vista della storia italiana ed europea. Fin dalla preistoria neandertaliana l'uomo ha abitato le sue contrade. Un processo di sviluppo che dalla religione, all'arte, alla lingua, alla filosofia ha contribuito alla nascita e all'affermazione della cultura. In esso si sono sviluppate attività prima che in altri ambienti, con la presenza di genti di diversa estrazione, uomini primitivi, messapi, greci, romani, bizantini. Uno dei fenomeni più interessanti fu la presenza dei monaci basiliani, che abitarono il Salento fin dal Novecento. Grazie a loro venne edificata una grancia vicino ad Otranto, a Casole, dove i monaci potevano trascrivere i codici greci e latini e li trascrivevano a migliaia e li insegnavano poi alla popolazione locale. E questa fu la prima forma di università in tutta l'Europa. E inoltre costruivano caseggiati rimasti famosi per i secoli a venire. Guglielmotto d'Otranto nel 1099 pubblicò alcune poesie, i Giambotti, in perfetto vernacolo salentino. Ciò sancì la nascita della letteratura italiana. I codici di Casole, per esempio, si trovano ora in Inghilterra, America, Russia, eccetera. Una presenza che permise al Salento, soprattutto con Otranto, di essere punto di riferimento del tempo. Da allora lo sviluppo è costante. Biblioteche, archivi, letteratura, arte, economia, scienza, musei, pinacoteche e beni culturali sparsi in tutti i suoi paesi. Una ricchezza che oggi andrebbe valorizzata e promossa. Quando il nostro gruppo dovette scegliere gli argomenti per il processo di alternanza scuola-lavoro, la prima preoccupazione fu quella relativa al tipo di contenuti. Dalla nostra presenza nel centro di cultura Il Laboratorio, avevamo appreso quanto poco conoscevamo il nostro territorio e quanto problematica fosse la questione del lavoro, una volta preso atto delle ingenti disoccupazioni giovanile e da fenomeni di migrazione intellettuale. Quindi scegliamo il Salento come oggetto delle nostre riflessioni, il Salento, la nostra storia, il nostro futuro. E organizziamo il tutto in tre step: processo letterario, processo museale, il Salento, risorse e prospettiva. 1. Percorso letterario. Il soggetto deve conoscere termini, modi e storia della biblioteca, dalla sua prima manifestazione ad oggi, epoca della digitalizzazione. La biblioteca, come conservazione dei prodotti della scrittura, deve gradualmente portare l'allievo alla scoperta e alla conoscenza della tradizione scritturale dell'uomo, e nello stesso tempo la produzione letteraria salentina fin dalle origini. 2. Percorso museale. L'obiettivo è quello di far scoprire il museo non solo più come il luogo di raccolta dei materiali, ma come centro di produzione culturale legato al territorio. Punto di riferimento è il Salento e tutta la sua millenaria storia, che dalla preistoria ad oggi esprime una ricchezza di materiali straordinaria. Circola, peraltro, in diversi ambienti, la creazione di musei all'aperto e musei del territorio. L'odierna museologia e museografia oggi indicano nuovi traguardi nell'organizzazione di un museo. L'utilizzo delle schede CNR per la classificazione dei reperti aiuta moltissimo allo sviluppo cognitivo della tabulazione e della statistica. Indispensabile il censimento dei vari musei del territorio, la loro tipologia, la loro struttura organizzativa, ricerche, inchieste, rilievi, ipotesi di costruzione di un museo. Il percorso numero 3 è invece in fase di elaborazione. Per affinare le attività didattiche esercitate nei due processi, abbiamo avuto l'idea di realizzare due numeri unici di un giornale, l'Helios, uno per ogni anno. Il giornalino è stato totalmente organizzato e composto da noi. La stesura degli articoli, la loro impaginazione, la ricerca delle immagini, così come della pubblicità necessaria per sponsorizzare il nostro giornale, e la stampa sono state tutte opere di nostra iniziativa. Un'esperienza questa esaltante che ha prodotto in uno dei partecipanti di questa alternanza la voglia in un futuro di intraprendere l'esperienza giornalistica. A conclusione di tutto il lavoro svolto, il gruppo ha anche elaborato alcune proposte. La formazione di una biblioteca scolastica specializzata in storia del Salento, l'istituzione a maglie di un sistema di museo diffuso, l'istituzione a collepasso di un museo civico da ubicare nel Palazzo Baronale, l'organizzazione di un museo del territorio a Parabita, data la presenza di altre realtà museali. La riflessione finale a seguito di questa interessante esperienza è quella relativa alle possibilità lavorative future, in un Salento destinato a valorizzarsi e ad arricchirsi grazie alla notevole presenza dei beni culturali. Una corta politica di valorizzazione potrebbe diventare una straordinaria fonte occupazionale di investimenti e di lavoro.
L'esperienza che i 6 alunni dell'Istituto Scientifico di Maglie hanno condotto è stata svolta presso le strutture di servizio del Centro di Cultura e Laboratorio di Paradita. La Biblioteca Ennio Bonea, che ormai ha un capitale di oltre 32.000 testi e 7.000 riviste, un archivio storico, poi la Pinacoteca Enrico Giannelli, un museo del vino e un museo etnografico, oltre alla presenza di una casa editrice. Qual è stato, secondo me, il risultato positivo che si è avuto rispetto a questa esperienza? Intanto, l'abilità dei ragazzi nell'impostare e redare un giornale. Hanno proprio redatto un giornale. Hanno scritto gli articoli, hanno impaginato, hanno trovato la pubblicità, l'hanno stampato. La seconda considerazione da fare è che hanno avuto la capacità di individuare le strutture museali del Salento facendone un elenco. La terza, che secondo me è la più importante, è quella di aver compreso come si sviluppa un lavoro, la sua didattica e la sua metodologia, tenendo conto che hanno preso atto che questo Salento ha un destino da un punto di vista dello sviluppo, il destino dei beni culturali. Insistere ancora su sviluppi post-industriali non porta da nessuna parte. Se invece si prende atto di tutti i beni culturali presenti nel Salento, essi possono diventare una fonte di ricchezza, di occupazione e di alternativa. Secondo me, l'esperienza che i ragazzi hanno condotto è altamente positiva e speriamo che si finisca con la quinta elementare, quindi con quest'anno, per quanto riguarda il percorso del Salento.